Allora, come stavo dicendo, il modo per prendere il tempo è tendenzialmente la funzione nano time, la funzione migliore in Java per prendere il tempo. Però per prendere il tempo bisogna fare qualcosa di sensato. Non, io spero nella registrazione, perché bisogna fare qualcosa di sensato, perché provare a mettere tre elementi e poi toglierli sicuramente non mi dà nessuna tempistica utile. Allora, l'unico modo che mi viene in mente per provare il tempo e l'efficienza di questa struttura è quello di riempire la nostra struttura con una serie di parole casuali. Allora, parole casuali, ad esempio, io posso, stringhe a caso, posso costruire una serie di stringhe della forma tag underscore numero, tag 1, tag 2, tag 3, tag 4, tag 5, eccetera, eccetera, ne posso fare finché voglio, le metto tutte e boh, questo da un certo punto di vista mi può aiutare, mi può togliere il fardello di dover scrivere dover inserire a mano troppi elementi. Il problema principale di questo è che le mie stringhe random non sono random un bel niente. E soprattutto se io devo calcolare i tempi, ad esempio, di un algoritmo di ordinamento, iniziare a mettergli dentro una serie di stringhe che sono già ordinate è chiaramente un modo molto poco astuto per guardare le performance. Quindi, in questo specifico contesto, potrebbe essere perfettamente valida come soluzione, perché tutto quello che mi servono sono un grosso numero di parole buttate lì. Invece in altri contesti avere delle stringhe non random mi mette in difficoltà. Esiste un altro modo per generare stringhe random e queste vengono chiamate gli UUID, Universally Unique Identifier. Quindi Java ci mette a disposizione la possibilità di costruire delle stringhe casuali che sono, possiamo considerarle abbastanza casuali, non completamente casuali perché ci sono alcuni punti che sono ricorrenti, che noi sappiamo esattamente che cosa troveremo all'interno di queste stringhe, però se non altro tutti i caratteri che qui vengono indicati con X sono effettivamente cifre esadecimali casuali. Quindi se io ho bisogno di generare stringhe casuali di lunghezza fissa, posso utilizzare la funzione per generare questi unique identifier, che però hanno un problema e sono abbastanza lenti da generare. Dove abbastanza lenti non si intende lenti in senso assoluto, se io ho bisogno di generarne uno non mi accorgo neanche del tempo che ci metto, ma se io devo popolare ad esempio la mia struttura dati con 1,5 milioni di stringhe casuali, generare 1,5 milioni può portare via un certo tempo. Quindi questa è la funzione, se io voglio in Java le mie Universal Unique Identifier. Devo importare Java util UUID e poi posso generare il mio UUID e convertirlo in una stringa. Ma questo non è quello che mi serve in questo caso, per cui posso provare a cambiare il mio main. Ad esempio, allora, posso iniziare a VS, scusate. Aggiungo una stringa tipo VS, oppure
poi boh, l'ho anche fatto prima, ce l'ho da qualche parte forse, sì. A questo punto faccio un ciclo. Ecco qua, e a questo punto aggiungo la mia la stringa bar. Questo se ne può andare. Allora, fu è la prima e bar è l'ultima. Quindi vedo i tempi che mi sono necessari per togliere la prima e togliere l'ultima. Allora, per chi si è unito adesso, stiamo cercando di vedere i tempi e per vedere i tempi abbiamo bisogno di riempire un minimo la nostra struttura. Quindi in questo caso proviamo a mettere dentro un centinaio di stringhe tag e vediamo le tempistiche che abbiamo nel togliere fu e nel togliere bar, dove fu è la prima e bar è l'ultima. E in mezzo ci sono 100 di questi tag che io ho inserito. Vediamo i tempi. Se scrivessi la capo andrebbe meglio. Va bene, quindi 39 secondi per rimuovere il 39, 0, bla 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 bla, 39 per rimuovere il primo, 0, bla bla bla, 20 per l'ultimo. Probabilmente 100 continua a essere troppo poco. Se io facessi con 1000. Vediamo che i tempi. Vi ricordo che fu è il primo e bar è l'ultimo. Vedete che iniziano a essere diversi. 10.000. Vedete che sta aumentando il tempo per rimuovere l'ultimo. Comunque, quando iniziamo ad avere questi numeri, possiamo iniziare a fare qualche considerazione più o meno sensata su... Come faccio a interromperlo? Così. Riusciamo a fare già qualche considerazione leggermente sensata. Quando vi ho detto all'inizio che era comunque necessario andare a vedere
Intendevo questo. Allora, se noi guardiamo come è fatta un array list, è una lista implementata all'interno di un array. Questo vuol dire che, per forza di cosa, se io elimino un elemento, deve esserci un qualche meccanismo per tirare su tutti gli altri. Deve esserci un qualche meccanismo di questo tipo. Allora, probabilmente chi ha scritto il codice ha scritto qualche trucchetto magico, per cui, ad esempio, se io rimuovo il primo elemento, lui semplicemente si dimentica del primo elemento e fa partire l'array uno dopo, invece di tirare su tutti gli altri. Ma se io provo a eliminare un elemento in mezzo, ad esempio, i tempi comunque crescono. Proviamo un po'. Mettiamo 5.000 tag, 5.000 bitag e proviamo a togliere foo. E vediamo quanto tempo impieghiamo a togliere foo. Proviamo ad aumentare mettendo 10.000 e 10.000 e dovremmo vedere che il tempo aumenta. Infatti praticamente raddoppia. Ho raddoppiato il numero degli elementi che lui deve spostare e il tempo praticamente è raddoppiato. Perché pensate che cosa deve fare il nostro... Che cosa fa il computer quando rimuove un elemento? Prende gli elementi e li tira su. Allora, nel primo caso tirava su e doveva spostare di una posizione indietro 5.000 elementi, nel secondo caso deve spostare di una posizione indietro 10.000 elementi e... Nel secondo caso ci mette il doppio del tempo. Non c'è nessuna ragione per stupirsi di questo. Cosa vuol dire questo? Che quello che a noi sembrava di aver scritto in un modo tanto elegante e tanto pulito, in realtà ha esattamente lo stesso problema che aveva la nostra prima implementazione. Soltanto è più carina da vedere. Va bene, è una bella etichetta, ma quello che ci sta sotto è un disastro, esattamente come era un disastro la nostra. Vuol dire che se io devo spostare 1.000 elementi ci metto un certo tempo, se ne devo spostare 10.000 ci metto 10 volte tanto, 100.000 100 volte tanto. Allora esiste un'altra implementazione dell'array list, della lista, che è la linked list. Allora, questo potreste averlo visto in qualche precedente corso. Le liste linkate, doppiamente linkate, le avete già viste in qualche corso di informatica? Bene. Allora, per usare la linked list, tutto quello che noi dobbiamo fare è definire nel nostro creatore, nella nostra funzione che crea l'oggetto, semplicemente il linked list invece di array list, e tutto il resto è esattamente uguale. Questa è la bellezza delle interfacce in Java. L'interfaccia è la stessa, quindi tutto il codice non deve cambiare, non deve cambiare neanche la dichiarazione della variabile. Tutto quello che cambia è l'implementazione. Quindi io, invece di usare un array list, una lista implementata su un array, che aveva l'annoso problema di dover saltare, di dover riportare indietro e copiare indietro, di un passo indietro tutti gli elementi, invece di fare questo io uso una linked list. Allora, com'è una linked list? Per chi non lo ricordasse, immaginate una serie di scatolette. Queste scatolette sono collegate da delle freccine, dei puntatori. Questo vuol dire che le scatolette possono essere ovunque in memoria. Semplicemente io so che dopo A1 c'è A2, poi c'è A3, bla bla bla, poi c'è AN-1 e poi c'è AN. E queste non devono essere di seguito, in fila, possono essere ovunque all'interno della memoria. E io mi muovo dall'una all'altra seguendo le frecce.
qual è il vantaggio grosso di una struttura dati di questo tipo? Che io posso ingrandirla e rimpicciolirla un passettino alla volta in modo abbastanza indolore. In particolar modo, se io devo togliere un elemento, tutto quello che non devo scalare gli altri elementi, basta che giochi un po' con questi puntatori, basta che io dica che l'elemento successivo al primo nella slide non è più il secondo ma è il terzo, e l'elemento precedente del terzo non è più il secondo ma è il primo. Quindi facendo due operazioni, tac tac, io sono riuscito a rimpicciolire e togliere un elemento in mezzo nella lista. Questo vuol dire che finalmente, usando una linked list, io posso togliere un elemento con un tempo che non dipende da quanti elementi ci sono. Fate attenzione a questa mia affermazione, la ripeto. Allora, io posso fare una certa operazione, come rimuovere un elemento, e questo viene fatta, il tempo che ci metto non dipende da quanti elementi ci sono già nella lista. Devo muovere due puntatori. Se è in mezzo, all'inizio, se di là ce ne sono 5 milioni e di là 7 miliardi, non mi cambia nulla. Sempre due puntatori devo cambiare. E quindi il tutto potrebbe finalmente funzionare. Allora, proviamolo. Come avevo detto, le modifiche sono minuscole. Tutto quello che devo fare è qui, oltre all'array list, oltre al posto, prendo la linked list e qui prendo la linked list. E voilà, fatto. Adesso proviamo un po'. Ma prima di provare vediamo che cosa vi aspettate voi. Allora, cerchiamo di vedere un confronto fra l'array list e la linked list, e cerchiamo di vedere quanto sono pesanti da fare le diverse operazioni sulle liste. Fondamentalmente queste sono le operazioni base, e quello a cui sono interessato è di capire se queste operazioni sono istantanee oppure in qualche modo dipendono da quanti elementi ci sono già. Quindi se il fatto di lavorare con una lista vuota o piena mi cambia qualcosa, perché se lavorare con una lista piena mi cambia, vuol dire che se è piena piena vado proprio male, se è piena 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 vado veramente lento. Quindi cercate di immaginarvi se avere una lista vuota o avere una lista piena vi cambia qualcosa. Allora, se io inserisco un elemento, pensate nei due casi, array list e linked list. Quali sono le operazioni che voi dovreste fare per aggiungere un elemento? Sto parlando della lista, non sto parlando del mio word set. Sto parlando della lista, che quindi può contenere duplicati. È bello vedervi così reattivi. Allora, in entrambi i casi è istantaneo, perché posso immaginare di sapere qual è l'ultimo elemento nel caso dell'array list, esattamente come io mi ero segnato un indice, e quindi quando vado ad aggiungere un elemento semplicemente lo metto. E nel caso della linked list cosa devo fare? Devo mettere un elemento e poi collegarlo, fine. Comunque il numero di operazioni che faccio non dipende da quanti elementi ci sono già dentro. E quindi posso dire che è un'operazione immediata. Allora, rimuovere un oggetto. Array list. Brutto, abbiamo appena visto che è lento perché devo copiare tutti gli elementi. Linked list. Linked list. Diciamo immediato. Recuperare un elemento, dato un indice. Se io voglio l'elemento numero 472,
com'è nel caso dell'array list e com'è nel caso della linked list? Beh, nel caso dell'array list è immediato, perché è un vettore, quindi io vado alla posizione 472, tac. Se avete visto un minimo di come sono organizzati i computer dentro, io devo semplicemente fare un calcolo, prendendo quanto è grande una casella, moltiplicarla per 472, e poi so esattamente a qual è l'indirizzo in cui troverò il mio dato. Quindi è banale, faccio immediato. E nel caso della linked list? Nel caso della linked list è sluggish, grazie che qualcuno si è svegliato, e questo perché la lista è tutta sparpagliata ed è unita con tutti questi puntatori che collegano gli elementi all'uno all'altro. Il che vuol dire che se io voglio andare sull'elemento 3, devo andare sull'1, sul 2 e poi arrivo al 3. Se io voglio andare sul 10.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.000 e alla fine ci arrivo. Certo, ci saranno sicuramente dei metodi un po' accelerati, per cui io magari mi memorizzo di mille in mille quali sono, per avere dei punti un po' più veloci per partire, però l'idea è che è lento comunque, per cui io devo attraversare gli elementi uno all'altro seguendo i collegamenti per riuscire a trovarli. E la stessa cosa per quanto riguarda il set, che non è altro che è analogo al get, soltanto che invece di leggere vado a scrivere, quindi prima devo trovare il punto e poi invece di leggere scrivo. Per aggiungere un elemento a un dato indice, vi aiuto, nel caso dell'array list è lento perché devo comunque spingere giù pian pianino tutti gli altri elementi di una posizione. Nel caso della linked list, no, è lentuccio anche lì, esattamente c'è qualcosa che non mi torna, forse era, ah sì, perché comunque devo arrivarci, per cancellare un elemento, per cancellare per aggiungere un indice o cancellare un indice, prima devo arrivarci. Quindi magari poi una volta che ci sono arrivato cambio solo due puntatori, però un passettino alla volta devo arrivare fino là. E questo può portarmi via tempo. E la stessa cosa rimuovere un indice, devo prima arrivarci e poi ci metto un secondo a cancellarlo. Chiedermi se contiene un oggetto, chiedermi se contiene un oggetto e qual è l'indice di un oggetto è di nuovo lenta per tutte quante le operazioni, perché in un caso o nell'altro devo scorrere tutti i dati che ci sono alla ricerca. In un caso vado di più uno in più uno, nell'altro caso invece faccio un passetto, un passetto, un passetto e alla fine ci arrivo. Ma ne siamo proprio convinti? Allora, non è un caso se avevo messo tutti questi Dr. House nelle slide, perché se ci pensate, perché rimuovere un oggetto è istantaneo? Perché devo soltanto cambiare due puntatori, d'accordo, però devo scoprire dov'è quell'oggetto. Quindi se io chiedo al mio, facciamo una prova, 200 e provo a rimuovere l'elemento di mezzo, e poi invece di 200 mettiamone 400. Vedete che aumenta. E continua a aumentare. Perché continua a aumentare? Perché non è immediato, perché io devo trovarlo l'elemento, e trovarlo comunque è un'operazione che mi porta via tempo, perché per trovare l'elemento io devo fare un passettino alla volta inseguendo e scorrendo tutta la mia lista, poi quando una volta che l'ho trovato, al volo riesco a toglierlo, però trovarlo comunque mi porta via tempo. Questo vuol dire che linked list e array list non ho tutti questi vantaggi a usare una linked list. Inizialmente sembrava che potreste risolvere ogni mio problema, ma di fatto no,
Perché vabbè, è vero, è un po' più veloce perché una volta che l'ho trovato non devo comunque spostare quelli dopo. Quindi se ad esempio cancello sempre il primo elemento è molto meglio. Però se cancello sempre l'ultimo più o meno le performance sono uguali. Anzi. E se cancello quello di mezzo, di nuovo, ho dei vantaggi e degli svantaggi perché è vero che... È più veloce cancellarlo, però c'è anche l'overhead di comunque per ogni dato che memorizzo devo memorizzarmi quattro puntatori, andare in giro a prendermi uno all'altro. E quello che sicuramente perdo è la possibilità di accedere agli elementi usando l'indice. La linked list me la dà perché comunque implementa l'interfaccia della lista, quindi io posso dire vai all'elemento 5000, però devo sapere che se sto usando una linked list, arrivare all'elemento 5000 non è un'operazione istantanea. È un'operazione lenta. Quindi, quando voi usate e dovrete decidere quale collection utilizzare nei vostri programmi, se una piuttosto che un'altra, dovete fermarvi e pensare a quali sono le operazioni che dovete fare e se le operazioni che dovete fare nel vostro caso rientrano nelle colonnine verdi o rosse, ovvero sia se sono veloci o se sono lente. Adesso cerchiamo di dare un minimo di senso in più.